Allora, oggi sono in compagnia dell'amico Andrea sulla sua barca e faremo una giornata di pesca alle seppie. Probabilmente più tardi andremo al largo e tenteremo qualche predatore utilizzando proprio la seppia come esca. Oggi è una novità, ho ricevuto per il mio compleanno questo oggetto qui, è una telecamera ed è specifica per fare riprese sott'acqua proprio con la canna da pesca. L'intento è quello di riprendere qualche seppia che segue l'esca, la totanara, e magari vedere proprio tutta la fase di attacco e riuscire poi a portarla su. L'ho attivata, questo è il primo lancio che faccio con questo nuovo apparecchio e niente, sono curioso, è un giocattolo, speriamo che funzioni e che possa magari fare qualcosa di bello che poi riesca anche a mostrarvi. La immergo piano piano in acqua. Vediamo che succede. Per fare questa pesca ho portato una canna più pesante perché tra totanara e telecamera ho circa una 80ina di grammi, quindi un po' pesante per pescare con la canna da edging tradizionale che di solito utilizzo. Faccio scorrere un pochino il filo in modo da allontanare l'esca dalla barca e poi metto in tensione. E vediamo se succede qualcosa, sono molto curioso. Siamo su un fondale di circa 8 metri. Non faccio grandi gercate, sto pescando un po' a saltelli. Mi domando anche se magari la Waterwolf può intimidire un po' le seppie, ma in genere sono animali abbastanza coraggiosi, non temono nulla. Anche piuttosto voraci, quindi secondo me anzi potrebbe avere anche un effetto attrattivo visto che è nero, che è nera e che solitamente il nero è un buon colore per attrarle. La barca, ma soprattutto me stesso. Nulla, ha mangiato delicatamente sempre con la totanara che io più apprezzo, questa arancione e niente, spero di aver realizzato anche una bella ripresa. La metto nella vasca del vivo e questa secondo me è una taglia interessante per poter poi fare una pesca di qualche predatore. Metto di nuovo la canna in acqua e vediamo se ne esce un'altra. Sopravvissuta perché ho esitato a afferrare quando faccio questo tipo di lavoro, poi loro hanno il tempo di dare dei morsi violenti e distruggere la totanara, però a parte già delle incollature che ho fatto io perché ho ricevuto altri morsi in passato, mi sembra un ottimo stato. Riproviamo.
Allora, ci siamo spostati perché seppie erano praticamente assenti e siamo arrivati su un fondale di circa 23 metri alla ricerca di qualche calamaro. Per arrivare rapidamente sul fondale ho applicato un piombo specifico per totonare proprio in testa alla mia esca. E adesso la farò giù, scendere giù e poi farò fare, diciamo, delle gercate più o meno vistose. Vi nascondo che se fosse un polpo sarei molto contento. C'è un vento di tramontana in faccia, c'ho la gola che mi fa male. È una soppia abnorme. Andrea, prendiamola. Wow, che meraviglia! Ho preso una seppia, forse tra le più grandi che mi sono mai capitate. Adesso ve la faccio vedere. Allora. Allora, questa è la cattura del giorno, possiamo dire. È un bel esemplare, sarà, vabbè, pensavo più grande, sarà sui 6 etti, penso, forse anche qualcosa in più. E ho sentito sta forte pressione e nulla, pensavo che era un polpo perché veniva male. Sono felice. Questa sarebbe stata bella vederla con la Waterwolf, ma qui c'è un fondale che non mi fido, quindi preferisco non rischiare e non perdere la nuova fotocamera. Dai, la metto sempre in questa nostra vasca del vivo, però questa non è da innesco, questa è più da padella e la farò probabilmente con i fagioli. Allora, Andrea si è costruito da sé quella che è una vasca da vivo. Queste sono le quattro seppie che abbiamo preso. Questa è una vasca che ha preso in un negozio di bricolage e lui ha messo 3 tubi, quello sotto che serve appunto per lo scarico completo della vasca e poi quelli superiori che appunto servono per uno per farla entrare l'acqua e l'altro per farla uscire. Prima l'acqua era completamente nera perché le seppie giustamente si erano spaventate, hanno buttato fuori un sacco di inchiostro. E praticamente Andrea ha aperto la pompa che viene azionata da un motorino elettrico, ha una batteria specifica per farlo azionare e l'ha pulita in un attimo. Sì, è un'altra bella seppia. Si è slamata, ho fatto scendere adesso la totonara, vediamo se la riprende. Mannaggia, vediamo. Spesso capita che si slamano. Sto aiutando il filo facendo questo movimento a uscire rapidamente. Ecco, ha raggiunto il fondo, il filo si è fermato. Sì, è ripresa. Le seppie sono animali veramente curiosi. Sono delle autentiche kamikaze. È discreta anche, quindi mi piaceva perderla. Questa seppia si è fatta 24 metri dalla superficie. Eccola qua, sempre lei. Non è enorme, però è sempre un esemplare che ci fa comodo.
Eccola qui, la seppiotta. Questo è il motor guide e praticamente, grazie al GPS incorporato che ha e anche al telecomando che ha Andrea, possiamo rimanere fermi ancorati in un punto oppure seguire una certa traiettoria e dare poi giusta potenza per avere anche un tempo di navigazione preciso, una velocità di navigazione ben precisa. Quindi possiamo andare a mezzo nodo, a un nodo, addirittura a due nodi, permettendo una pesca estremamente precisa e mirata. Quindi se ci sono pesci, con questo strumento è facile proprio mettersi sopra questo pesce e poi riuscire a insidiarlo al meglio. Prendilo, Andrea. Piccolo. Allora, insistendo, Andrea è riuscito col tataki a prendere un calamaro. Stiamo pescando tutte e due a aging con le canne attaccate al fondale. Questa l'ha lasciata a mezz'acqua, ha visto che si è mossa, ma ha già avuto un paio di attacchi. Il calamaro non è grande, però è sempre benvenuto. Vai. Ha preso un calamaro addirittura. Qua. Questa è una bella ricompensa. Eccolo qua. Ne sono usciti tre. Piccolino, però molto gradito. Un saluto a tutti, spero che vi sia piaciuto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Andrei a salutare, eh? Ciao ragazzi, see you later. Ciao.